l'Italia sta faticosamente attraversando il guado dei dati, i dati che si dice che sono della pubblica amministrazione, ma in realtà sono dati dei cittadini che la pubblica amministrazione usa, sono i dati che i cittadini pagano con le proprie tasse, che ottengono o dovrebbero ottenere per via di un meccanismo di delega che loro hanno dato a tutta la macchina dello Stato. E invece questi dati non si danno, sono dati che non sono dati. E tuttora, nonostante che da ormai qualche anno si parli insistentemente dei dati aperti di qua, i dati aperti di là, però ancora questi dati rimangono sostanzialmente chiusi. Il problema è che anche laddove sono aperti, questi non sono supportati da un adeguato meccanismo organizzativo che li renda di una qualità sufficiente per poter effettivamente dare quello che potrebbero dare. Spesso si dice che basta aprire i cassetti di questo o quel funzionario, ma in realtà dentro quei cassetti c'è molta confusione. Quindi innovazione vuol dire fare un ripensamento organizzativo dei processi, le modalità, delle procedure con cui questi dati sono prodotti. I dati del numero di alunni della scuola X, il numero dei dipendenti che lavorano nella sede comunale Y, i chilometri di autostrade nel nostro paese, qual è il tracciato della Salerno-Reggio Calabria. Ecco, queste cose qui che sembrerebbero molto semplici, perché possano essere a disposizione di tutti per farci business, per portare avanti il nostro paese, hanno bisogno di un ripensamento organizzativo. Questa è un po' l'innovazione, la sfida dell'innovazione che è richiesta in questo momento alla nostra piazza.